Seguiteci come sempre, tra l'altro avete fatto, perché abbiamo diverse cose da proporvi e notizie da darvi. Buon pomeriggio a tutti i nostri telespettatori. Inizio con l'ultima ora, almeno per quanto riguarda lo sport, cioè l'esonero dell'allenatore della Pistoiese che era arrivato appena 10 giorni fa. Ne parleremo fra pochissimo. Intanto lunga fila e disagi questa mattina per gli automobilisti che si volevano muovere dalla piana di Pistoia, da Prato, da Firenze in direzione Val di Nievole o direzione mare intorno alle 9:15. Infatti, a causa di un incidente avvenuto in autostrada 11 all'altezza della galleria del Serravalle verso Montecatini, si è formata, come vedete, una lunga coda che ha letteralmente bloccato sia il traffico autostradale per un paio d'ore, sia anche quello delle vie alternative. Molti automobilisti infatti si sono riversati sulla regionale 435, che tra l'altro è l'unica alternativa all'autostrada, che si è subito ingolfata. Il traffico è tornato scorrevole in tarda mattinata. Per quanto riguarda l'incidente, va detto che sono rimasti coinvolti alcuni mezzi, ma che, stando alle ultime notizie, solo una persona in codice verde ha dovuto fare ricorso al pronto soccorso dell'ospedale San Jacopo di Pistoia. I titoli delle principali notizie di questa mattina. Nel giorno dedicato ai defunti sono state commemorate le vittime dei conflitti di guerra, la presenza delle istituzioni caduti sul campo che purtroppo, vedendo quello che sta accadendo, sono tornati d'attualità. È una fase importante per le infrastrutture in Val di Nievole, per le rotonde al casello dell'autostrada di Montecatini. La città termale e Piave Nievole stanno cercando una via comune. Bene i soldi per sistemare la Lucchese a Ponte di Serravalle. Colpi di scena a ripetizione in casa della Pistoiese dopo l'esonero di Consonni. Pochi minuti fa è arrivato quello di Manoni, il tutto con in mezzo l'allontanamento del direttore sportivo Rosati e il ritorno di Capitan Caponi. Vedremo poi se rimarrà capitano, questa è una buona notizia, il ritorno di Caponi ovviamente. Andiamo al cimitero comunale di Pistoia per la commemorazione dei defunti, in questo caso si è ricordato i caduti nelle guerre. Pistoia ha ricordato i caduti di guerra al cimitero comunale in occasione della commemorazione dei defunti del 2 novembre. Associazioni, autorità e istituzioni del territorio si sono riuniti per ricordare le vittime del passato di fronte alle vicende belliche del mondo, ormai protagoniste della cronaca quotidiana. La cosa che ci fa riflettere e anche ci rattrista è che questi monumenti che ci ricordano i caduti delle guerre non ci ricordano cose del passato, ma ci ricordano qualcosa che ancora oggi accade purtroppo, perché ancora oggi i caduti nelle guerre, a causa delle guerre, sono tantissimi. E quindi questi monumenti volevano essere un ricordo di qualcosa che ormai era passato, invece sono di tremenda attualità e ci dicono che dobbiamo lavorare ancora perché non ci siano più caduti a motivo della violenza e delle guerre. Quest'anno abbiamo voluto organizzare, come giusto e come di consueto, le cerimonie di commemorazione, però con un sentimento di tristezza più forte, perché purtroppo ci sono ricordiamo i caduti di tutte le guerre, ma in questo momento, nel mondo ce ne sono sempre tante purtroppo guerre, ma in questo momento due ci toccano tanto da vicino: l'Ucraina, della quale in questi ultimi giorni non si parla più, ma il conflitto continua in tutta la sua durezza, e adesso siamo tutti con gli occhi puntati e il fiato sospeso per quello che sta succedendo sulla linea di Gaza. È sempre una giornata emozionante e doverosa per ricordare chi è caduto in guerra per difendere il nostro paese e la nostra libertà. Facciamo di fronte a questo monumento nel cimitero principale della città con tutte le autorità, ma è anche doveroso capire quello che sta accadendo intorno a noi in un mondo che purtroppo è in fiamme, con la guerra in Ucraina che sembra quasi dimenticata ma ancora lì a minacciare, e quello che sta succedendo in Medio Oriente. Parliamo di infrastrutture, soprattutto queste riguardano la Val di Nievole. Intanto la questione delle rotonde al casello di Montecatini. Vi ricordiamo che il terreno in quel punto insiste sul comune di Pieve Nievole, però sentiamo il sindaco della città termale. C'è la progettazione esecutiva che è in capo a Autostrade per l'Italia, che sarà completata entro giugno 2024. Poi nuovamente la palla passerà al Ministero per l'approvazione. Si può ipotizzare
un avvio dei lavori finalmente dopo decenni nel 2025. Dopo l'intervento della sindaca di Pievagnevole Gilda Diolaiuti, sul cui territorio ricade l'opera infrastrutturale in questione, ovvero le rotonde all'ingresso del casello autostradale di Montecatini, il sindaco Luca Baroncini della città termale interviene aggiungendo alcuni dettagli in più su tempi ed iter della progettazione. Devo dire che da questo punto di vista c'è stato una svolta a inizio 2023. Il Ministero dei Trasporti ha dato il via libera a quello che era un iter che si era rallentato nel corso degli anni e adesso abbiamo delle date certe e un orizzonte temporale definito e anche prossimo. In particolare la sindaca di Pievagnevole aveva invitato gli altri amministratori della Val di Nievole a spronare il governo per velocizzare l'avvio dell'opera, un invito raccolto da Baroncini che, coordinatore regionale della Lega, anche per la prossimità politica con il titolare del Ministero delle Infrastrutture Matteo Salvini, si è sentito tra i primi ad essere chiamato in causa. Il ministro Salvini mi ha ricevuto a Roma per fare il punto della situazione, che ha preso a cuore la questione e che anche per sua volontà, diciamo, ha adesso un canale definito e la volontà di terminare in tempi certi e rapidi. Ovviamente ringrazio i sindaci che ci hanno lavorato nel corso degli anni, il sindaco Gilda Diolaiuti. Da parte mia ovviamente in questi mesi mi sono interessato della cosa e adesso raccolgo volentieri l'invito di farmi portavoce di un'istanza del territorio affinché si possa continuare su questo iter definito e chiaro e si possa davvero vedere finalmente l'opera realizzata in tempi i più brevi possibili. Soldi in arrivo per sistemare la strada regionale detta Lucchese nella zona di Ponte di Serravalle, nel comune di Serravalle. Il comune di Serravalle finalmente può sorridere dopo l'ufficialità dell'arrivo di 9,6 milioni di euro da parte di Regione Toscana per l'adeguamento della viabilità della frazione di Ponte, un progetto che finalmente sta per vedere la luce e servirà per decongestionare il traffico in un punto nevralgico della provincia di Pistoia. Siamo partiti con un lavoro davvero, diciamo, anche a livello politico di collaborazione con la provincia, con la Regione Toscana, con i consiglieri regionali che ci hanno sempre assistito. E voglio ricordare sia Marco, Capecchi, Bartolini, Fratoni, ci hanno sempre aiutato in tutta questa lotta che abbiamo fatto. Siamo arrivati a creare un progetto che va a migliorare non solo la viabilità, ma renderà anche più decoroso tutta la zona, diciamo, perché verrà allargata la carreggiata, verranno messe delle panchine, una piccola area verde, una grande rotatoria qui che servirà a deviare tutto il traffico che adesso purtroppo frenava perché lì, essendoci un incrocio importante fra una provinciale e una regionale, andava tutte le volte a bloccare la zona. Ecco, l'unico punto interrogativo è quello sull'inizio dei lavori che ancora non si sa bene. Sì, l'inizio dei lavori ovviamente al momento non lo sappiamo, però visto che, diciamo che al momento, da quello che so, deve andare a Roma tutto questo discorso, l'iter, e più dovrà essere fatta la conferenza dei servizi per organizzare un po' il tutto. Ci sarà da abbattere un'abitazione dove siamo già in accordo con il proprietario e quindi credo che sia, diciamo, abbastanza agevole arrivare all'inizio dei lavori. Ovviamente dovranno essere dei lavori controllati, vogliamo che il lavoro ovviamente parta a fine dei lavori del raddoppio ferroviario e non insieme. Vigileremo sulle modalità, sulle alternative al traffico, perché ovviamente non possiamo danneggiare i commercianti della zona. Se venissero danneggiati dobbiamo pensare anche a dei ristori per loro. E quindi un impegno concreto a vigilare e soprattutto ad organizzare il tutto nell'interesse di tutte le persone. Torniamo a Pistoia per una sfilata particolare tra passato e presente. Come eravamo, come siamo? Questo è il titolo dell'evento che si è tenuto nello spazio incontri in via De Barbi 19 a Pistoia. Le signore che frequentano il centro hanno sfilato indossando abiti del passato e del presente per raccontare come negli anni si è evoluta la moda e con lei la società. L'iniziativa rientra nell'ambito del progetto Socialmente per promuovere la coesione e l'inclusione sociale. Questa notte
estate io ero sola, allora ho pensato cosa si fa fare quando si rientra da tutti. Gli voglio far fare una bella sfilata di moda a queste signore. Dico, guardiamo se ci riesce a prepararla. Poi una sera ho incontrato l'Anna Maria Celesti e glielo ho un pochino detto. Lei ha detto, bello Loriana, sì fallo, fallo. Appena tu hai l'idea pronta, dice tu mi chiami. Infatti l'ho chiamata. Sicuramente un pomeriggio in allegria, un pomeriggio in cui socialmente oggi socializza attraverso una sfilata di moda con abiti di ieri e di oggi, all'insegna proprio del piacere di stare insieme, di passare un pomeriggio in allegria e soprattutto in spensieratezza. Oggi signora sfila. È una bella soddisfazione a quest'età, sì, sì. Arrivare a quest'età e poter fare queste cose è una cosa meravigliosa, anche per tante altre persone che magari non sfilano ma ci vedono. Beh, io sono molto contenta di essere venuta e spero che facciano anche altre volte, un'altra volta qua. E complimenti a queste signore, queste belle signore. Un'altra sorpresa l'abbiamo già annunciata in Cassa della Pistoiese. La società ha infatti deciso di sollevare dall'incarico l'allenatore responsabile della prima squadra, Manolo Manoni. Manoni era arrivato una decina di giorni fa per sostituire l'esonerato Consonni, che a questo punto potrebbe anche tornare sulla panchina arancione. Con Manoni la squadra aveva ottenuto una vittoria contro il Progresso Bologna e una sconfitta, quella di ieri a Imola. Probabilmente però non è questa sconfitta che ha fatto saltare un po' il banco, ma tutto il discorso che è legato intorno all'allontanamento del direttore sportivo Rosati. Ma insomma, ci torneremo, anzi stasera lo farà la nostra Giada Benesperi in un Giovedì Sport che sicuramente sarà sempre molto seguito, stasera ancora di più, anche per parlare del ritorno di un giocatore che fa molto piacere ai tifosi per il suo temperamento. Il capitano dell'anno scorso, vedremo se poi gli verrà riconsegnata la fascia anche quest'anno, Andrea Caponi. Oggi è il giorno ufficiale del ritorno in arancione di Andrea Caponi, quindi dobbiamo dire non più ex capitano della Pistoiese, al di là di quello che poi sarà Caponi all'interno della squadra, comunque da oggi è un nuovo giocatore della Pistoiese. Torna dopo l'addio dello scorso anno e dopo aver fatto una stagione brillante al di là del campionato sfumato, una breve parentesi a Livorno e poi rindosserà la maglia arancione, disponibile già da domenica quando la Pistoiese giocherà al Melani contro il Certaldo. L'effetto è positivo e sicuramente me ne renderò conto di più quando scendi nuovamente al Melani. È un'annata che per me è stata meravigliosa, nonostante, come ha detto, della promozione sfumata, ma credo che sia stato fatto qualcosa di talmente importante dove la città si è appassionata alla squadra e quindi io ovviamente ho quel ricordo lì e è stato un ricordo sempre vivo e sempre anche, diciamo, no una delusione perché no, però comunque sia c'è sempre stata questa mancata promozione dove voglio finire di completare quest'opera cercando di riuscirci quest'anno. Quindi diciamo che la volontà è quella di completare un percorso iniziato e di finirlo nella maniera giusta per la città. La nostra Giada ha effettuato un'intervista molto più lunga, ovviamente ve la proporremo stasera in Giovedì Sport insieme alle parole del patron De Simone, che però quando ha parlato stamani, poche ore prima dell'esonero di Manoni, ovviamente non ha parlato di questa ulteriore vicenda, ulteriore tassello. Torniamo alla cronaca per chiudere. La Protezione Civile Regionale ha emesso un avviso di allerta meteo di colore arancione per rischio idraulico e idrogeologico dalle 15 di oggi, quindi fra poco, fino alle 18 di domani. Sotto osservazione saranno i corsi d'acqua principali, ma anche il reticolo idraulico minore. È previsto anche il pericolo di frane, un momento così particolarmente difficile da questo punto di vista. Vi lascio a Una crociera memorabile, il documentario realizzato a TVL dall'Associazione Corallo in occasione della crociera che ha visto protagonisti gli utenti della Fondazione Mike di Pistoia, durante la quale è stato sperimentato un nuovo modo di fare riabilitazione, cioè quello della pedagogia itinerante. Oggi la prima e la seconda puntata a partire dalle 14:30, la terza e la quarta andranno in onda invece domani sera alle 21.
Alle 15.20, a proposito di calcio, rivedremo, ieri ve l'abbiamo proposta in diretta, o vedremo per chi non l'avesse fatto, Imolese-Pistoiese. A seguire la partita di basket di Serie B, Piombino, Favo, Aarons, Montecatini. È andata male anche nel basket di Serie B con le sconfitte delle due squadre montecatinesi. Ha vinto invece in Serie B femminile l'Anico Pontebugianese contro la Pallacanestro Firenze, ne parleremo anche di questo stasera. Poi alle 19 torniamo noi con la prossima edizione del telegiornale. Mi fermo qua, grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata, su TVL ovviamente.